Terza edizione Grand Prix Città di Napoli, finale incandescente con Federico Bocchia e Luca Dutto nei 50 stile che hanno esaltato per l'ultima volta la platea partenopea. Per me è un piacere e un onore essere qui a Napoli con voi, è la prima volta che vengo invitato a questo meeting e un'accoglienza del genere non me la sono mai proprio immaginata. Infatti spero di aver ricambiato con altrettanta euforia questo spettacolare pubblico. Il pubblico sembra che abbia risposto alla grande, del resto Federico sa sempre come infiammarlo. Sì, ci siamo divertiti, l'importante è questa gara, divertirsi, il risultato conta poco o niente, l'importante è davvero passare una giornata di sport tutti insieme e divertirsi. Com'è stata complessivamente questa esperienza, questa piscina, vivere questo meeting? Ma la piscina è veramente bella, infatti mi hanno detto che ci faranno anche le Universiadi prossimamente. Sì. È un impianto gigantesco, tanto che tutte le persone che ci sono dentro, nonché moltissime, sembravano davvero poche, vista la grandezza dell'impianto. La vasca è veloce, andrebbero cambiati i blocchetti, ma mi hanno detto che ci stanno lavorando. Sì, è in programma un restyling forte in vista delle Universiadi, sarà tutto un altro impianto, magari, chissà, si potranno fare anche gli assoluti. Sì, infatti è veramente un bel impianto, proprio un peccato per questo piccolo dettaglio. Comunque è un pubblico favoloso, Napoli stupenda, mi portano al cuore questa trasferta per moltissimo tempo. Ce lo fai uno dei tuoi saluti per concludere? Certo, va bene. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ci vediamo alla prossima edizione.